A che punto è in Toscana la riorganizzazione dei servizi territoriali sanitari e sociali dopo la riforma avviata nel 2022? Se ne è parlato stamattina al campus dell'Istituto Meyer di Firenze. L'occasione per fare il punto su case ed ospedali di comunità, ma anche telemedicina, prevenzione, continuità assistenziale e integrazione sociosanitaria. Per noi è uno degli elementi centrali dell'azione del Dipartimento Sociale e Sanità, perché abbiamo assolutamente bisogno, per rispondere a quelle che sono le necessità dell'invecchiamento della popolazione, del suo impoverimento, dell'aumento di cronicità, di organizzare le risposte a livello territoriale. E per quanto riguarda chiaramente le mie deleghe specifiche, riuscire a creare una logica per cui sociale e sanità si parlano, stanno insieme, parlano lo stesso linguaggio e soprattutto noi tutti usciamo da una logica in cui si erogano singole prestazioni e si costruiscono percorsi in cui i cittadini si sentano realmente presi in cura. La costruzione nei nuovi modelli di assistenza territoriale sono la priorità di questo momento storico, diciamo, nelle politiche di welfare, nelle politiche di tutela e promozione del diritto alla salute. C'è un pacchetto di investimenti importante che mi auguro che il governo non tocchi per quanto riguarda le strutture e le tecnologie, realizzazione di case di comunità, realizzazione di ospedali di comunità, realizzazione di centrali operative territoriali, costruzione anche e rafforzamento dell'assistenza domiciliare, telemedicina. A queste risorse, a questi investimenti che verranno fatti, si deve associare anche il modello organizzativo. Come funzioneranno le cosiddette COT, le centrali operative territoriali? Come dovranno funzionare le case di comunità, gli ospedali di comunità? Come si integreranno con la telemedicina, l'assistenza a domicilio? Come si costruirà la relazione tra sanitario e sociale? Come si faranno lavorare in team, in squadra, in gruppo, professionisti, in un'ottica multiprofessionale e multidisciplinare? Ecco, questi sono i temi che stiamo sviluppando, diciamo, in questi mesi e sui quali stamani facciamo il punto, con l'obiettivo di assicurare una presa in carico qualificata e appropriata delle persone che hanno bisogno, soprattutto delle persone fragili, degli anziani e delle persone che vivono, diciamo, con patologie croniche.